Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite di questa puntata, lo conoscete tutti, l'ex sindaco di Rivarolo, ex eurodeputato Fabrizio Bertot. Fabrizio, grazie per Buongiorno, essere qui. grazie a voi per l'invito, grazie e complimenti per quello che state facendo. Grazie mille. Ecco, ovviamente con Fabrizio parleremo soprattutto di Rivarolo, del suo ruolo, delle sue opinioni, essendo in opposizione qua a Rivarolo, però prima è giusto anche soffermarci un attimo su quello che ci sta circondando e quello che sta accadendo nel mondo. Ecco, giusto due considerazioni prima di partire su Ucraina e Russia, tu che hai vissuto anche in prima persona, diciamo, questo dibattito geopolitico. Sì, proprio perché ho vissuto il momento, perché poi me l'hanno detto l'altro giorno che il mio libro è anche disponibile presso la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, ne hanno comprate 7 copie per renderlo disponibile. Insomma, conosco abbastanza la materia e sono stato in quei posti. Dal mio punto di vista è inaccettabile che in un momento come questo ci siano dei cristiani che si ammazzano tra di loro, cioè per me è assolutamente inconcepibile, come penso per chiunque. Però emerge una inadeguatezza totale della macchina europea che non ha autorevolezza politica in termini di politica estera, non ha autorevolezza militare. E quindi in questo momento siamo in mano a dei alternarsi di governi fantoccio in Ucraina, che è sempre stata purtroppo lei mal governata, e il pensiero in questo momento va purtroppo a quello che io ho già anche visto tanti anni fa, ai morti che possono essere militari, possono essere civili, possono essere dei papà, possono essere delle mamme. Possono essere russi, ucraini, che peraltro è anche difficile distinguere perché insomma, non è una questione etnica, è proprio una questione geografica. In Ucraina è piena di russi, in Russia è piena di ucraini. Ricordiamo che Khrushchev, presidente dell'Unione Sovietica, era ucraino. La Rus è nata in Ucraina, quindi c'è una storia dietro millenaria e anche di rapporti con l'Europa occidentale. Quindi penso che da questo momento dall'essere tutti virologi siamo passati ad essere tutti esperti di geopolitica. È meglio tacere e pensare ai morti che non dovrebbero esserci e auguriamoci che tra qualche giorno non esploda la pace del mondo. Purtroppo con governi come quelli che in questo momento abbiamo negli Stati Uniti e quant'altri, purtroppo in Russia stesso. Non dimentichiamo che presso le cancellerie europee e presso i governi dei vari stati del mondo prevalgono sempre gli interessi di parte. Una guerra tra fratelli, una guerra tra cristiani. Ci interroghiamo molto, più che altro abbiamo sempre sentito parlare di guerre, no? Guerre che non ci riguardavano, guerre proprio, soprattutto nell'ultimo periodo, in Medio Oriente, soprattutto si sono combattute molte guerre. Vedere una guerra in Europa, diciamo, ci ha scombussolato perché è veramente vicino a noi. Cioè, la distanza tra Bolzano e Sicilia, tra Bolzano e Ucraina, Esatto, è minore tra Bolzano e Ucraina. Quindi ci interroghiamo è quello. su quello che può accadere, anche ripercussioni a livello nazionale. Cioè. Infatti, a questo punto la distanza, che parliamo di meno di 2000 km, e poi anche il fallimento della narrazione per la quale l'Unione Europea, quante volte abbiamo sentito dire, però abbiamo sempre evitato le guerre. Da quando c'è l'Unione Europea, prima ancora la Comunità Europea, prima ancora la Comunità Economica Europea, abbiamo sempre sentito la narrazione per cui, però, grazie comunque alla macchina europea, abbiamo sempre evitato le guerre. Ecco, quindi siamo di fronte anche all'ennesimo fallimento delle autorità europee. E soprattutto siamo di fronte, ripeto, a cristiani che uccidono altri cristiani con dei nemici anche difficilmente identificabili, perché è difficile individuare in un cristiano un nemico, dico, a dispetto anche del tuo nome, peraltro, ecco, visto che ti chiami Cristian. E devo dire che le conseguenze in termini di vita le stanno pagando in questo momento quei popoli, quei fratelli. E
le conseguenze economiche saranno, già sono devastanti, 8 anni che le sanzioni alla Russia e le controsanzioni della Russia penalizzano le nostre aziende, il nostro export, la nostra economia e il nostro fabbisogno energetico. E sicuramente diciamo, l'acuirsi di certe dinamiche non possono che peggiorare le cose. Ripeto, purtroppo ci sono degli interessi, non dimentichiamo che se l'Italia non ha e non ha mai avuto una politica energetica efficace, Draghi l'ha detto, colpa degli ultimi 10 anni di governo. E a me verrebbe facile dire, sono segretario di un partito che negli ultimi 10 anni non è stato al governo, ma in realtà penso che la mancanza di una politica energetica importante derivi, penso, da quando è caduto l'aereo di Mattei, il grande presidente dell'ENI, che aveva in mente magari di fare dell'Italia una potenza energetica, ma qualcuno ha preferito ucciderlo. Quindi penso che ci siano degli interessi internazionali sopra questa mancanza di una politica energetica che purtroppo finanziamo noi. Diciamo che l'Italia è meglio tenerla, un paese, diciamo, tra virgolette, instabile, debole, e non renderlo una potenza, soprattutto perché a livello energetico ormai essere una potenza energetica vuol dire essere una potenza, punto. Soprattutto per noi che siamo la seconda manifattura d'Europa e soprattutto quando i nostri diretti concorrenti, cioè la Germania, ha comunque una bolletta energetica del lungo più bassa e soprattutto temo che possa trarre anche posizioni di vantaggio a seguito dell'acuirsi del conflitto tra Russia e Ucraina. Ecco, io adesso mi sposterei un po' più verso di noi. Ecco. Abbiamo visto comunque con la pandemia un conservarsi dello status quo, diciamo tra virgolette. Abbiamo visto pochi cambiamenti, si parlava di grandi rivoluzioni energetiche, grandi rivoluzioni burocratiche, amministrative, però alla fine anche con l'elezione del Presidente della Repubblica non abbiamo visto questo cambiamento di cui si parlava, diciamo, tra virgolette abbiamo visto veramente un conservarsi dello status quo, a partire dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Questo conflitto può cambiare qualcosa, nel senso ancora un prolungarsi dello status quo, soprattutto per lei che fa parte del partito, no, che tra virgolette vuole cambiare di tutti. No. Io penso che la pandemia e la crisi conseguente alla pandemia siano stati l'alibi per mantenere determinate posizioni. Noi in questo momento siamo governati da un governo che, se non ci fosse il Green Pass, non ci sarebbe nemmeno il governo, cioè, ripeto, non, peraltro con opinioni completamente diverse. Ho visto ieri, ho assistito alla Lega che dice che è contrario al Green Pass, poi si astiene, quindi garantendo, voglio dire, i numeri per la sopravvivenza di un governo che invece mantiene il Green Pass e l'obbligo vaccinale, unico Stato d'Europa o forse anche del mondo a farlo. Ma la pandemia sono stati l'alibi per, in questo momento, per non votare, perché si sa benissimo che se si andasse a votare comunque cambierebbero le cose, ma cambierebbero, non sono convinto che se si va a votare noi vinciamo, stravinciamo e stravolgiamo il mondo, perché non è detto che sia così. Penso che comunque se si andasse a votare ci si confronterebbe su dei programmi alternativi e non si metterebbero insieme i rincalzi di l'una e dell'altra parte, che hanno come unico obiettivo quello di allungare la legislatura per mantenersi lo stipendio, perché poi alla fine noi abbiamo un Parlamento a stragrande maggioranza, io dico stragrande maggioranza grillina, che poi adesso si sono divisi in tanti gruppi, che ha come unico obiettivo quello di non dover ricorrere al reddito di cittadinanza quando dovremmo andare alle elezioni. Quindi fondamentalmente viviamo questa sorta di mantenimento dello status quo, dove lo status quo è l'indennità dei parlamentari che in questo momento occupano gli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama. Il problema è che a fronte di questo mantenimento non c'è una politica economica che dovrebbe essere in questo momento anticiclica, nel senso che ci sarebbe bisogno in questo momento dell'utilizzo magari delle risorse del PNR in maniera un po' diversa rispetto a quelle che si stanno facendo. Cioè, devo dire che la cosa si riflette anche sotto certi aspetti nei governi di alcune città.
Siamo all'immobilismo di comodo, ecco, ma non è colpa della pandemia. La pandemia è l'alibi per mantenere questa situazione. Alla base di tutto c'è l'incapacità di prendersi delle responsabilità e di fare delle scelte. Ecco, parlando appunto di immobilismo, diciamo, arriviamo al tuo ruolo, quello di segretario provinciale, quindi ci avviciniamo al Canavese, ci avviciniamo a Rivarolo, che è la tua città, diciamo. Sì. E come vedi la situazione adesso a Rivarolo? Come sentendo anche i cittadini? No, non ho mai visto una Rivarolo così, così spenta. Mi piange il cuore dirlo. Io ho fatto il sindaco, ho fatto anche il consigliere d'opposizione prima di fare il sindaco, quando avevo probabilmente la tua età. Ma mai abbiamo visto, anche da quando ero ragazzino, una Rivarolo veramente così spenta, così morta, così poco presente in termini di vitalità. Cioè non c'è vitalità in città, non c'è iniziativa, non c'è una macchina che gira e che dovrebbe essere il motore di eventuali iniziative, e soprattutto non c'è una Rivarolo presente negli organismi sovracomunali. Cioè Rivarolo, ma non la Rivarolo del sindaco Bertotti, parliamo della Rivarolo del sindaco Gaetano, la Rivarolo del sindaco Rostagno Papà, la Rivarolo del sindaco Ponchia, ma insomma Rivarolo ha sempre avuto un ruolo trainante nel sistema canavese, che non significa andare a occupare la poltrona negli organismi sovracomunali, ma significa negli organismi sovracomunali essere presenti. Io sono stato eletto consigliere provinciale, e qualcuno di noi era nel CCA per quanto riguarda il tema dei rifiuti, altro che il raddoppio delle bollette che hanno dovuto subire i cittadini di Rivarolo. Si era autorevoli perché si era ascoltati, ci si confrontava con gli altri comuni. Ricordo i progetti con la città di Ivrea, peraltro quando era governata da un sindaco di idee politiche diverse dalle mie, ma si facevano dei ragionamenti di territorio dove Rivarolo era presente al tavolo. Adesso Rivarolo, abbiamo il palazzo comunale chiuso, è detto tutto. Siamo un comune dove per entrare in comune un cittadino deve prendere appuntamento. Scusate, per me è un segnale bruttissimo. Sarà che forse la mia esperienza al Parlamento europeo mi ricorda che il Parlamento dovrebbe essere sempre aperto, ma così dovrebbe essere sempre aperto il palazzo comunale. E non diciamo della pandemia, il Covid, perché se con un Green Pass posso andare a prendermi un caffè in un bar, con un Green Pass devo anche poter entrare nel palazzo comunale per parlare con un assessore o con un sindaco. Il problema è che non c'è né l'assessore né il sindaco, questa è la cosa grave. E soprattutto non è il fatto che non ci sia la loro presenza, il problema è che non c'è in questo momento una progettualità che ci dica dove vogliamo andare, qual è l'identità che Rivarolo vuole assumersi. Abbiamo in questo momento una città come Ivrea, che dopo essere stata patrimonio dell'UNESCO si è appropriata della capitale del libro. Ma rendiamoci conto, io mi ricordo quando io amministravo Rivarolo, i prezzi al metro quadro delle città in cui si vendevano gli alloggi a Rivarolo erano più alti di quelli di Ivrea. E adesso di nuovo ci siamo fatti superare da Ivrea. Ma non lo dico in termini di competizione, perché io auguro Ivrea di crescere sempre di più, ma io vorrei che anche Rivarolo crescesse. Invece oggi è sabato, io non ho mai visto il mercato di Rivarolo così spoglio, mancano le bancarelle al mercato, avevamo la fila di quelli che purtroppo non avevano gli spazi. Veramente una Rivarolo così morta io non l'ho mai vista, mi piange il cuore, e non è un discorso di appartenenza politica. Premesso che io amministravo con una lista civica, avevo assessori di sinistra, non ne parlo assolutamente in termini di contrapposizione politica, parlo in termini semplicemente dell'espressione di idee e la volontà di far vivere una città che meriterebbe molto di più di quanto non abbia adesso. Che abbiamo toccato molti punti in questa tua analisi. Io inizierei però da un punto che mi sta molto a cuore, ossia quello per i giovani, perché ormai uscire per Rivarolo e non vedere gioventù, non vedere giovani in giro per Rivarolo il venerdì pomeriggio, il sabato pomeriggio, ed è una cosa veramente triste. E io mi chiedo, cos'è? È frutto della storia, della deurbanizzazione, nel senso che veramente stiamo andando incontro in un periodo storico in cui le città di provincia come Rivarolo si stanno spogliando del tutto dei giovani, oppure c'è qualcosa che non va nella politica? Cioè, Fabrizio Bertotti cosa farebbe, cosa potrebbe fare per i giovani? Quali sono le sue proposte? Ma io faccio un esempio, perché
la città, ma le città vicine invece sono più vive e più vitali. Ma perché non ripristiniamo le domeniche, le giornate dello sport? Perché non invitiamo le associazioni sportive a farsi promotrici della loro disciplina sportiva sul territorio comunale? Noi eravamo al punto di aver montato addirittura una piscina nella piazza comunale, nella piazza dietro al comune. Cioè, abbiamo una vitalità da un punto di vista associativo. Chiamiamo queste associazioni, chiediamogli di essere promotori delle loro iniziative, magari dandogli gli spazi e non mettendogli la tassa da pagare, il piano di sicurezza da presentare, il bollo, la marca da bollo da presentare, peraltro prendendo appuntamento, perché se non prendi appuntamento non ti fanno entrare nel palazzo comunale. Cioè, io ripeto, non deve essere necessariamente la macchina comunale, perché se non c'ha le idee non te le puoi far venire, ma Rivarolo è pieno di associazioni di persone che delle idee ce l'hanno. L'altro giorno solo l'altro giorno mi hanno parlato l'iniziativa per portare un importante coro, per fare un concerto, e pare che dal comune gli abbiano detto no, non ci sono soldi. Ma magari ragionare, spendere 100.000 euro per il Giro d'Italia, e va benissimo il Giro d'Italia, peraltro purtroppo è una tappa di partenza e non di arrivo, però ci porterà in quel giorno, ma magari fare altre scelte, oppure se trovi 100.000 euro magari ne trovo anche 150, e a questo punto gli altri 50 utilizziamoli per altre cose, diamo una mano a qualche associazione, inventiamoci qualche iniziativa. Ma non è che ci voglia tanto istituire il premio giornalistico Città di Rivarolo per tutti quei giornalisti sotto i 30 anni che vogliono magari concorrere e magari diventare qualcuno. Potrebbe essere già il fatto di costituire una giuria d'onore, potrebbe essere un momento di vitalità per la città di Rivarolo. Cioè, non significa necessariamente spendere, significa avere delle idee o ascoltare le idee degli altri, guardare cosa succede negli altri comuni. Ma io voglio dire, Venaria Reale, Casale Monferrato, Ivrea, Chivasso, sono tutte città che stanno esprimendo delle potenzialità che Rivarolo avrebbe e che invece non può esprimere. Quindi ripeto, adesso ne ho dette due, ma se andiamo avanti... Chivasso è molto in crescita. Certo, Chivasso è molto in crescita, ma tante città sono in crescita, anche città che hanno conosciuto la crisi, perché cosa è stato Chivasso quando ha chiuso la Lancia e ha dovuto reinventarsi? Ma Rivarolo, ripeto, ha sempre avuto delle potenzialità, ma quali sono state le ultime mostre d'arte importanti che sono state portate a Rivarolo? Ma perché non rimettiamo sotto la Lea, avevamo fatto delle mostre fotografiche, cioè, diamo magari maggiore disponibilità ai pubblici esercizi per mettere il loro deoro anche fuori dagli spazi urbanisticamente previsti, basta un'ordinanza del sindaco molte volte. Cioè, ripeto, ci sono molti strumenti di burocrazia che bloccano le iniziative dei privati, ma Rivarolo è sempre stato il salotto del Canavese. Lanciamo l'aperitivo di Rivarolo, l'aperivarolo, a Rivarolo tutti i venerdì dalle 17 in poi, tavolini fuori, magari chiudiamo qualche strada secondaria che magari potrebbe essere, magari con qualche dispiacere da parte di qualche residente, ma e diamo lo spazio ai pubblici esercizi. Poi il comune mette qualche associazione a suonare un po' e rivitalizziamo Rivarolo e ci inventiamo l'aperitivo di Rivarolo del venerdì. E ripeto, le potenzialità ci sono. Abbiamo i migliori gestori, i migliori commercianti, le migliori associazioni culturali, ma c'è questo tessuto Rivarolo. Però purtroppo va a fare le cose da altre parti. Il compito di un'amministrazione è anche quello di liberare l'energia. Se non hai delle tue energie, cercale nella città, ma ci sono. Diciamo, la paura un po' di scontentare, il fatto di essere, diciamo, risucchiati dalla burocrazia sono i principali motivi di questo immobilismo. Certo, la burocrazia fa paura, e chiaramente snellire la burocrazia spesso significa assumersi delle responsabilità, ma non si può governare una città senza assumersi delle responsabilità. Ah, ma se poi succede qualcosa è colpa mia. Sì, è vero, se succede qualcosa poi è colpa tua, quindi devi lavorare perché non succeda, ma non è che se non fai fare le cose e quindi non può succedere nulla, hai una responsabilità maggiore, cioè quella di aver preso uno stipendio per niente. Perché per loro, perché cosa ti paghiamo? Per essere vivo o per prenderti delle responsabilità e fare delle scelte? Perché amministrare significa quello. La differenza tra governare e gestire è molto semplice. Governare significa fare delle scelte, prendersi delle responsabilità e di conseguenza fare delle cose. Gestire significa stare lì a guardare e poter dire, come leitmotiv di questa amministrazione, ah, non è colpa mia.
Il non è colpa mia, non lo voglio più sentire. Preferisco uno dice, ok, ho sbagliato, è colpa mia. Ne ho sbagliata una, però ne ho indovinate due. E che io preferisco qualcuno che ammetta di aver fatto degli errori, ma che magari imparando da quegli errori ha proposto anche qualcosa di utile. Invece qui siamo per paura di non fare, non faccio nulla. Io non c'ero, se c'ero dormivo, se dormivo sognavo di non esserci. Non è così che funziona. Diciamo che questa situazione qua va a colpire soprattutto il tessuto socio-economico più importante di Rivarolo, che sono i commercianti. I commercianti sono, diciamo, molto irritati da questa situazione, perché soprattutto c'è un danno a livello economico molto importante per loro, e soprattutto anche una cosa che non va molto, per cui ci sono tante lamentele, è il mercato. Il mercato, però lì si ripetono sempre le stesse cose, però la situazione sta andando avanti da tanto tempo e i commercianti sono sempre più arrabbiati. Fare delle scelte significa contentare qualcuno e scontentare qualcun altro. Poi nel tempo magari quello che è scontento cambia idea e capisce che quella scelta invece è stata utile, magari quello che inizialmente è contento si pente, ecco. Però bisogna fare delle scelte. È stato spostato il mercato, benissimo, una scelta, però ho fatto quella scelta? No, l'ho spostato per la pandemia, ma è provvisorio. Ed è 2 anni che è provvisoriamente di là, quindi non si sa se rimane di là. Allora, se rimane di là, attrezziamo un'area mercatale là o chiamiamo un professionista per studiare magari il mercato in maniera diversa. Se lo vuoi riportare in Ivrea, lo rimetti in Ivrea. No, ma in Ivrea per motivi di sicurezza, ma Ivrea è sempre stata così. Non è che prima che tu lo spostassi il rischio. Poi ci sono altri strumenti, diciamo, no, la famosa questione, ma se deve passare un'ambulanza, se deve passare un autobotte, ma... Se deve passare, forse più che misurare in termini di centimetri, misurerei in termini di minuti quanto ci metto a chiudere il banco, a arretrarlo e lasciare le vie di fuga per qualunque cosa che possa succedere. Io ripeto, non sono un tecnico, ma se si è sempre fatto lì, e poi ripeto, si può anche non fare più lì. Allora individui una cosa, dici che quella è la tua scelta, che lo vuoi fare, e attrezzi, magari perché ci sia un bar, perché ci siano dei servizi igienici, perché ci sia anche un'appetibilità di questa parte di commercio che in questo momento, secondo me, lascia molto a desiderare. Però, ripeto, è assunzione di responsabilità. Perché poi una città che muore non è solo un problema dei commercianti. Su questo io... mi permetto di dire che quando il commercio al dettaglio è in crisi, significa che c'è meno gente che gira, significa che magari ci sarà meno gente che vorrà ristrutturare una casa per andarci ad abitare, ci sarà meno gente che vorrà costruirne una nuova, e se non c'è gente che vuole ristrutturare e costruire, il comune non incassa gli oneri, e se non incassa gli oneri non può rifare marciapiedi, e se non rifai marciapiedi ci sarà meno gente che cammina, e quindi diventiamo in questo momento un vortice verso il degrado. Invece bisogna fare una manovra in controtendenza. Quando abbiamo fatto l'esperimento di ripavimentare via Farina piuttosto che via Le Verrone, che erano delle strade dimenticate da Dio, nel giro di un anno o due quelli che erano dei vecchi garage sono diventati dei negozi e delle vetrine. Poi facciamo pure il ragionamento sul fatto che in questo momento il mondo del commercio al dettaglio si sta misurando con le vendite online, ma lanciamo il portale della Rivarolo online. L'ha fatto il comune di Castellamonte. Ragazzi, il comune di Castellamonte, che peraltro è sempre stato notevolmente più piccolo di Rivarolo, commercialmente anche forse meno prestigioso, lo dico con rispetto nei confronti del sindaco e dell'amministrazione di Castellamonte, soprattutto dei sindaci dell'amministrazione precedente e dei cittadini di Castellamonte, ma Rivarolo ha sempre avuto da un punto di vista commerciale, diciamo, una nomea di città commerciale, insomma, un pochettino più elevata rispetto ai comuni vicini. Loro comunque l'hanno fatto, noi no. Cioè, si parlava di grande centro commerciale naturale, dov'è? Sì, diciamo, parlando anche di centri commerciali, sappiamo che il Gigante è stato opera sotto la tua amministrazione, sì. Ed è stato sicuramente uno shock economico importante perché ha creato tanti posti di lavoro, però adesso si riflette sul fatto che comunque anche il Gigante è una cosa superata. Sì, ma il Gigante l'ho fatto 15 anni fa. Cioè, le cose che io ho fatto sono cose vecchie, vecchie. Io ho ereditato una città vecchia dove la scossa commerciale era stata data dalla PAM, fatta dal papà del sindaco Rostagno,
Gli ho dato una scossa con il gigante, quindi facendo, che preferisco chiamare Urban Center, sì, che significa un'iniezione di vitalità a ridosso del centro cittadino, quindi che porta necessariamente gente in città, adesso però non bisogna di altro. Più che altro... E bisogna lanciare un meccanismo di integrazione tra commercio fisso, commercio ambulante e commercio online. E il brand, invece di far venire il mercato della crocetta, ma io mi invento il mercato di Rivarolo, dove il mercato di Rivarolo è il commercio fisso, il commercio ambulante e il commercio online. E magari facciamo viaggiare i ragazzotti di Rivarolo a fare le consegne per chi magari ha qualche problema, perché adesso il delivery anche per quanto riguarda il food sta andando di moda, ma lanciamole queste iniziative. Usiamo il marchio Rivarolo. Vi ricordate quando c'erano le felpe con la scritta Rivarolo? E il negozio della roba di K le aveva esaurite tutte nel giro di una settimana. Ecco, io sogno quella Rivarolo, ma con l'orgoglio di avere un'amministrazione orgogliosa di amministrare una città e una città orgogliosa di essere amministrata da una certa amministrazione. E l'anello di congiunzione non è l'appartenenza politica, l'anello di congiunzione è l'affetto per una città che deve crescere, che chiaramente a volte non è ben interpretato da qualcuno, ci può essere qualche incomprensione, ma se io faccio un errore perché voglio fare qualcosa per Rivarolo e mi riesce male, non posso sbagliarle tutte. Se l'affetto per Rivarolo è quello che mi spinge a fare le cose, necessariamente ne sbaglierò anche una, ma dopo è scontato che le altre le posso anche indovinare e quindi saranno sempre più i benefici rispetto ai danni. Non fare nulla crea soltanto danni e poter avere l'alibi di dire non è colpa mia, mi spiace, non regge più. Dopo 7 anni e mezzo, 8 che amministro una città, ormai se questa città muore è colpa di chi la governa o di chi ha scelto di non governarla. Non è colpa di nessuno, né della pandemia, né della guerra tra Russia e Ucraina e nemmeno tra quello che potrà succedere tra un anno o due. È colpa di chi non l'ha governata. Più che altro adesso si parla molto di McDonald's. McDonald's potrebbe essere sicuramente un'attrattiva importante per le città che circondano Rivarolo, soprattutto tutto il canavese, per portare di nuovo un po' di gente. Però molto spesso McDonald's è la ciliegina sulla torta di una città già strutturata commercialmente. Ecco, secondo lei è l'idea giusta per dare questo shock a Rivarolo a livello economico? O serve altro? Innanzitutto spero, mi auguro che McDonald's apra e che lo faccia più in fretta possibile. Al momento non ho visto ancora niente. E ripeto, in 15 mesi hanno fatto il centro commerciale del gigante. McDonald's è decisamente più piccolo, mi aspettavo, non dico in 15 giorni, ma di vederlo almeno in 3 mesi. Ma a parte quello, voglio dire, non è che può essere uno shock. Devo dire, McDonald's significa una rivendita di un fast food con 5 posti di lavoro e poco di più. È poco per essere uno shock. Avrebbe senso inserito in un progetto di sviluppo della città anche da un punto di vista urbanistico. Perché, ecco, è chiaro che, io ripeto, lo voglio, ma come vorrei qualunque cosa, perché qualunque cosa merita di essere ben accetta, ma in questo momento abbiamo dei siti dismessi sui quali c'erano delle progettualità, delle iniziative, delle richieste e ancora non ho visto nulla. E questo mi preoccupa molto, perché quando un'area edificabile non viene edificata, qualcosa non funziona. Perché il compito di un terreno edificabile è quello di essere edificato, non quello di aumentare forse di valore nel tempo. Cosa che a Rivarolo non succede manco quella. Quindi io andrei a ragionare in questo momento non tanto su cosa può dare il McDonald's, io andrei a ragionare che cosa posso fare attorno al McDonald's, dove per attorno non intendo il quartiere attorno al McDonald's, ma il tessuto urbano che va da Vesignano fino ai confini col comune di Ferretto. Ecco, adesso vorrei parlare di qualcosa di prettamente politico, no? Molti cittadini si chiedono, Fabrizio Bertot cosa farà nelle prossime elezioni, perché abbiamo un Fratelli d'Italia che spinge veramente tanto e i cittadini si chiedono, ma Fabrizio Bertot sarà qua a Rivarolo? Si candiderà a Rivarolo? Punterà più in alto? Fabrizio Bertot cosa farà? Lo sceglieranno i cittadini, perché dal momento che si candiderà
sicuramente si sottoporrà al giudizio dei cittadini. Dove andrò e cosa farò lo decideranno i cittadini quando mi hanno fatto fare il sindaco, quando mi hanno fatto fare il consigliere provinciale e quando mi hanno fatto fare il parlamentare europeo. Quindi lo sceglieranno loro, non lo sceglierò io. Nelle ultime elezioni comunque il Parolium e la Lega non avevano trovato un punto di incontro. E quello che si chiedono appunto i cittadini è: si crea di nuovo un'area di centrodestra, un'area di centrosinistra, diciamo un bipolarismo anche nella città di Rivarolo? Si riuscirà a trovare un accordo a questa tornata elettorale oppure ancora è troppo presto per parlarne? No, ma allora io non sono ipocrita, lo dico chiaramente, l'ho messo in consiglio comunale, la lista della Lega l'altra volta è quella che mi ha impedito di vincere, perché è stata la prima volta nella storia di Rivarolo in cui un'amministrazione uscente, invece che aumentare i propri consensi, li ha diminuiti e sono stati più quelli che non la volevano rispetto a quelli che la volevano. Purtroppo, per colpa anche mia, non si sono fatti quegli accordi che poi di fatto nella frantumazione del voto di quelli che non volevano questa amministrazione li abbiamo agevolati per continuare nel secondo mandato. Al di là di quello, ripeto, io non ho mai creduto molto alla coalizione da un punto di vista politico-ideologico quando si tratta di amministrare Rivarolo, perché io ho sempre, ma ho mai negato di essere un uomo di destra e sfido chiunque a intravedere un approccio ideologico nel mio modo di amministrare la città di Rivarolo quando ho fatto il sindaco. Avevo assessori che la pensavano politicamente in maniera diametralmente opposta e sono persone alle quali continuerei ad affidare Rivarolo. Mentre se dovessimo governare una regione o una nazione l'approccio ideologico è importante, perché io devo sapere se tu sei uno che vuole spendere le risorse per fare il reddito di cittadinanza o se invece le risorse le vuoi fare per detassare il lavoro e le imprese per incentivare magari l'occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Sono approcci ideologici diversi e quindi necessariamente la distribuzione politica del voto per un governo di una regione o per un governo di una nazione è condizione necessaria. Quando andiamo a amministrare Rivarolo, obiettivamente la posizione politica lascia un pochettino a desiderare. Penso sia più importante invece mettere insieme quelle persone che abbiano l'affetto per Rivarolo e la condivisione di un progetto. Io penso che Rivarolo abbia bisogno in questo momento di una progettualità che vada a vedere non quello che ha fatto l'amministrazione Bertot. Guardate, penso di non negarlo, penso lo sappiamo tutti, settimana è stato il mio compleanno e ricordo benissimo quando in un mio compleanno, era il giorno in cui ho compiuto 40 anni, è stata inaugurata la fontana dell'omino che tiene il cubo di vetro all'incrocio di Corso Italia. Ecco, sono passati 15 anni da quando sono state fatte quelle rotonde. Possiamo mica pensare che l'ultima cosa fatta a Rivarolo, cioè i marciapiedi, la scuola materna, sono cose vecchie, sono cose di 15-20 anni fa. Dobbiamo pensare al polo scolastico del prossimo millennio, che è il millennio che stiamo vivendo, non quello dopo il 3000. Dobbiamo pensare probabilmente alla città commerciale di questo millennio. Ecco, nella condivisione di un progetto posso coinvolgere le persone, non nella condivisione di un approccio ideologico che non mi servirebbe molto, e sulla base di questo sono convinto di convincere gli amici della Lega, con i quali condividiamo un governo regionale, con i quali condividiamo il governo di diverse città. Sono convinto di convincere anche persone che magari non si sono mai candidate ma avrebbero voglia di farlo. Sono convinto che in un approccio programmatico più che ideologico sia più facile andare a mettere insieme le idee per una città diversa e migliore. Io sono vecchio, lo dico, quello che io ho fatto è vecchio, l'ho fatto 15 anni fa. Ancora adesso in città mi dicono: no, sindaco, sì, ok, sindaco, ormai è normale che chiunque abbia fatto il sindaco viene chiamato sindaco, ma non dimentichiamo che io ho fatto il sindaco che non avevo nemmeno 40 anni e che adesso ne ho 55. Sono convinto magari di avere ancora idee, ma le idee non possono essere quelle che avevo proposto 15-20 anni fa, ma non per rinnegare quello che ho fatto, semplicemente per dire che quello che andava bene 15-20 anni fa adesso deve essere rimodulato e rideclinato sul territorio. Quindi dobbiamo ragionare sul programma più che sull'approccio ideologico. Da un punto di vista politico non lo nego, è evidente che con gli amici della Lega, piuttosto che con amici anche della mia stessa appartenenza politica che si erano candidati in liste civiche, ci sono dei dialoghi e questi dialoghi mi auguro
e sono abbastanza sicuro che sarà così, confluiranno in un progetto per la città di Rivarola. Ecco, come sempre ci siamo prolungati sempre più del previsto. Sempre più del previsto, però, però stavolta non abbiamo fatto previsioni, quindi... Ecco, volevo chiudere con un'ultima domanda, che è una previsione, tra l'altro, sul futuro. Ecco, si parla in città... Fortuna che non mi chiamo Piero Fassino. In città si parla appunto molto di questa amministrazione e del fatto che molti cittadini si chiedono se c'è qualcosa, una spaccatura all'interno di questa amministrazione, e si sente anche parlare comunque in città di una possibile caduta di questo governo, di questa amministrazione. E quindi volevo chiudere con una semplice domanda. Questo governo di Rivarolo cadrà o non cadrà secondo te? No. Io non mi pongo questo tema, perché se stanno litigando perché uno vuole fare una cosa e un altro ne vuole fare un'altra, io mi auguro che uno dei due vinca e una delle due cose venga fatta. Io non vorrei soltanto che per non cadere decidano di non fare né l'una né l'altra. Quindi il mio non è un auspicio né in una direzione né nell'altra, e obiettivamente non ho la palla di vetro e nemmeno ho l'informazione relativamente a quale possa essere in questo momento l'oggetto del contendere. Io dico solo che lo stipendio di sindaco ed assessori purtroppo sono un importantissimo e fortissimo collante alle poltrone. Quindi dubito fortissimamente che anche eventuali vicende estranee alla macchina comunale possano in questo momento far cadere qualcuno che può avere magari in questo momento il desiderio non tanto di fare qualcosa per la città, ma semplicemente garantirsi, esattamente come qualche parlamentare a Roma, uno stipendio da qui fino alla fine del mandato, perché non parliamo di legislature, parliamo di mandati quando parliamo in termini di governo della città. Quindi non mi auguro sinceramente né che cadano né che rimangano, mi auguro semplicemente che facciano qualcosa. Fabrizio Bertot, grazie mille per, grazie a voi per l'invito. Intervista, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.